Buongiorno a tutti i cittadini. Volevo rubarvi un attimo del vostro tempo per ritornare su un argomento che è quello dell'autorizzazione che l'amministrazione provinciale ha dato all'apertura di una discarica di materiali inerti presso la proprietà della società Pozzi ha chiuso. Non è solo un problema che riguarda quel quartiere o quell'impresa, impresa con la quale non abbiamo nessun intento vessatorio. Ma la decisione che è stata assunta dalla conferenza di servizio prima e dalla struttura tecnica della provincia non ci trova assolutamente concordi, sia perché il Consiglio Comunale aveva all'unanimità, cosa che capita abbastanza raramente, dato un parere negativo, sia perché non sono stati presi in considerazione anche elementi di contesto ambientale che stanno a cuore a noi tanto quanto ovviamente all'amministrazione provinciale che ha delle competenze in materia ambientale. Mi spiego meglio, il nostro parere negativo si basava non solo sul fatto che è più opportuno che in quella zona, peraltro molto vicina al nucleo storico di Chiuso, si cominciasse a pensare ad un futuro diverso e quindi eventualmente anche a una rilocalizzazione dell'attività di questa impresa. Ma soprattutto già in questo momento ci sono tante cose da sistemare in quell'area sotto il profilo ambientale, sotto il profilo di un'attenzione anche a quelli che sono elementi di viabilità, di rumore, di polvere e quant'altro. Tutti elementi che la conferenza di servizio ha preso in esame in maniera secondo noi sommaria e soprattutto non considerando il fatto che era possibile pensare ad un'alternativa che tenesse insieme la prosecuzione dell'attività in un contesto diverso e più chiaro. Cosa faremo allora noi adesso? Faremo una valutazione che è già cominciata di opporsi nelle sedi legali a questa decisione della provincia, perché la provincia dal punto di vista formale può sì superare il parere negativo di tutto il Consiglio Comunale. Ma siccome non abbiamo fatto finta di aver dato un parere negativo, ma crediamo fermamente nelle nostre ragioni, chiederemo al giudice amministrativo di rivedere complessivamente la decisione presa. Questo nell'interesse esclusivo della nostra comunità e quindi cercando di tenere insieme il giusto sostegno alle attività economiche, ma non in contrapposizione ai valori ambientali. Abbiamo già troppe cose negative nel nostro territorio di questo tipo. Visto che si trattava di una nuova autorizzazione, cerchiamo di ripristinare un principio di equilibrio tra esigenze lavorative e esigenze ambientali. Vi terremo informate nelle prossime settimane delle evoluzioni della vicenda.